Nel XVI secolo, a Priora, più di 30 donne vennero processate e condannate al rogo, perché riconosciute come streghe. Una di esse, per sfuggire alla Santa Inquisizione, si gettò dalla finestra del tribunale. Il suo corpo non fu mai ritrovato. Testimoni sono pronti a giurare di aver sentito una voce chiamarla, esortandola a gettarsi fra... Ah, finalmente siamo arrivati a Triora. Non ne potevo più di guidare. Silvia, ma sei sicura che questo è il paese delle streghe? A me mi sembra fin troppo tranquillo. Sì, ma lo sapete che più di 30 donne sono state accusate di essere streghe? Si possono ancora sentire le loro urla. E c'è chi dice che si nascondono nelle vie più buie del paese. Ma Silvia, strani i tuoi racconti, ma a me sono venuti i brividi. È inquietante questo paesino, eh? Andiamo a farci un giro, va? Sapete che questa è una città maledetta. Qui la gente sparisce. Thank you.
un'occhiata qua. Quanta gente è scomparsa. Ma forse quella vecchia si riferiva a questa gente qua prima. Quanta gente. Beh, ma adesso andiamo, che c'è mia cugina Sara che ci aspetta per cena. C'è parecchia strada da fare. Mm-hmm. Ok. Andiamo. Silvia, quanto manca? Siamo arrivati, guarda, la casa è proprio questa. Sara, siamo noi, siamo arrivati! Butta la pasta! Oh, ciao, ciao. Silvia! Ciao ragazzi! Finalmente siete arrivati, pensavo foste sparite anche voi! Oh, comunque, bello questo paesino, tipico, però un po' inquietante, tutte queste leggende sulle streghe, queste cose. Storia, non leggende. Ma adesso entrate, ne abbiamo di tempo per parlare. Permesso. Permesso.